Tendo sul mio monitor perché faccio fatica e non posso andare a trovarla mentre la cercano. Io non lo so, ma stasera, no, stranamente vedo Travaglio davanti a me. C'è questo. No, per favore, non ci fate perdere troppo tempo. Ah, eccola lì. Dice, vedo Travaglio, sta per arrivare, no, il terzo di noi. Io sento una presenza! Sento una presenza qui! Una presenza! Saluto Claudia Nori accanto a te! Grazie! Grazie! Grazie, molto gentili, grazie Michele dell'invito, grazie, è un onore per me essere qui questa sera al Teatro delle Vittorie per il mio varietà del sabato sera su Rai 1, grazie. Prima di cominciare un avvertimento, il monologo che sto per fare, questo monologo di questa sera è approvato dalla CEI. Non solo il monologo, ma questa intera trasmissione è approvata dalla CEI ed ecco perché nella scenografia c'è questa cosa che sembra filo spinato ed in realtà è il cilicio della Binetti. Eccola lì. Come va in generale? Come va? Male. Ecco qualcuno che non ascolta il TG1. Benissimo. Insomma, cos'è che vogliono questi giudici? Lui è Silvio Berlusconi, cribbio! Silvio Lolito Berlusconi, dai! La Costituzione gli va stretta, dai! Non puoi costringere uno come Silvio Berlusconi dentro la Costituzione! Lui è un fuoriclasse, dai! È come costringere Tiger Woods a giocare a golf dentro uno sgabuzzino, dai! Ma nonostante Berlusconi avesse minacciato i giudici con una motosega, per fortuna la Corte ha bocciato il lodo Alfano. Ah, oh, finalmente, Berlusconi è finito. Vi do la buona novella qui dalla Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito. Andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dai pubblici uffici, fine del regno birbonico. Possiamo festeggiare. È bello sentirselo dire. Io però ci credo e anzi per festeggiare ho anche fatto preparare una torta gigantesca per tutti qua dietro le quinte, ma purtroppo 2 minuti fa la spogliarellista dentro la torta ha avuto le mestruazioni. Vatti a fidare i Tarantini proprio. E così. E così dovremo rimandare. Oh, lo so ragazzi, è anche quella una farcitura. Ma non si può mangiare. Me l'ha detto Frisullo, quindi. Avete presente Frisullo? Gli ha detto, le donne non pensavo fossero escort e le incontravo sempre con i loro genitori, certo. Lo so, sono tempi bui. L'altro giorno apro il giornale, il governo cala nei sondaggi. Mi chiedo come mai. Ma la fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Poso il giornale, esco dalla stanza, torno dopo 5 minuti, la notizia è ancora lì. La fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Non importa che la sua politica è reazionaria e classista, tagli i salari e gli investimenti, distrugga la scuola, la sanità, la ricerca, l'ambiente, metta la mordacchia alla giustizia, all'informazione libera, alla satira. Non importano le leggi ad persona, i conflitti di interesse, la gestione delle emergenze affidata a una cricca, non importa il disprezzo della Costituzione, del Parlamento e della divisione dei poteri, non importano gli attacchi al Presidente della Repubblica, all'unità sociale e istituzionale del Paese, non importano lo sdoganamento del fascismo, il razzismo di Stato, le guerre criminali, il ritorno al nucleare, non importa che un affarista senza scrupoli metta al servizio della sua azienda e i suoi problemi con la legge l'intera macchina dello Stato, una cosa che non c'era neanche all'epoca del fascismo, tutto questo non importa. La fiducia dell'Italia in Berlusconi, secondo i sondaggi, è oltre il 60%. Come si spiega tutto ciò? Io ho una mia teoria. Quando fai sesso anale con la tua ragazza,
L'esperto distingue tre fasi. Nella prima fase la donna è in ginocchio sul letto, gattoni, le braccia tese, che attende di essere inculata dal tuo silos di carne. La penetrazione è ancora cominciata, ma il tuo dirigibile sta già esercitando una pressione costante sul suo buco del culo, che in questa fase è ancora reticente. Ci sta così per un po'. Come va? Insomma. Vedo che sapete di cosa sto parlando. Bene. A un certo punto... A un certo punto il suo buco del culo timidamente si apre come un ranuncolo a primavera. È la seconda fase. Il tuo martello pneumatico comincia a aprirsi un varco. Lei allora si gira e ti guarda sbigottita, incredula, come uno scarafaggio schiacciato da Madre Teresa. Poi si appoggia sui gomiti e comincia a gemere. Ah, 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 ah. Sembra non volerlo, ma in realtà lo vuole. Ah, ah, ah. E questo è molto eccitante. Almeno per te. Per lei un po' meno, perché in questa fase il suo buco del culo brucia come un anello di cipolla. E arriviamo così all'improvviso alla terza fase. La donna cede di schianto, si appoggia sul materasso con la guancia, inarca la schiena e ti offre il suo culo Euro 5 completamente aperto e disossato. Non c'è più dolore, c'è solo piacere. E ti urla, sì, 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 oh, sì, sì. L'Italia con Berlusconi è in questa terza fase. Sì, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì. Oh, sì, sì, oh, sbarrami sulla schiena, sì, oh, ma attento ai capelli. Oh. Oltre il 60%, incredibile, ma credibile. Questo paradosso, in realtà, infatti, è solo apparente. I motivi che lo spiegano sono tre e corrispondono, guarda caso, alle tre fasi dell'inculata. Primo motivo, il progetto. Berlusconi aveva un progetto e ha impiegato tutti i mezzi, leciti e non, per portarlo avanti. È la prima fase, la pressione costante. Secondo motivo, la mediocrità dell'opposizione e il servilismo di certi giornalisti. È la seconda fase. È la seconda fase, non c'è più resistenza, l'ano si apre. Terzo motivo, il carattere degli italiani. Non noi, gli altri, ok? È la fase 3, l'orgasmo da sottomissione, o per dirla con le parole di Sacca, presidente, lei è amato proprio nel paese, guardi, glielo dico senza nessuna piangeria, c'è un vuoto che lei riempie anche emotivamente. E Berlusconi è una cosa imbarazzante, e Sacca, ma è bellissima però, sì, sì, oh, sì, sì, sì. O per dirla con Innocenzi, quello della G-Com, Berlusconi mi manda a fare in culo di 3 ore, è bellissimo. Pressione costante, l'ano si apre, orgasmo. E così dai e dai, dopo 20 anni siamo arrivati all'egemonia berlusconiana. Berlusconi in questo momento controlla tutto. Come ci è arrivato? Lo sappiamo. Prima Berlusconi ha edificato un impero mediatico con fondi neri Oliberian Craxi, finanziamenti enormi da banche infiltrate dalla P2, Dell'Utri che fa da cerniera fra la mafia e il gruppo Berlusconi, Previt che gli porta la Mondadori corrompendo un giudice con soldi, Fininvest. Berlusconi a volte ha dei rimorsi, poi però pensa a quanto è ricco e tutto passa, ok? D'altra parte cerchiamo di capirlo, Berlusconi ha bisogno di tutti quei soldi, perché senza tutti quei soldi, Silvio Berlusconi sarebbe Paolo Berlusconi, no? E poi attraverso questo impero mediatico si è buttato in politica per farsi leggi ad personam, evitare i processi e chiudere i programmi TV che ne parlano. Questa è la storia vera che emerge dai processi. Nella storia inventata da lui, invece, lui è il miglior statista degli ultimi 150 anni, sceso in campo per fare il bene del paese, per difendere i valori cattolici, ma ostacolato dai giudici comunisti.
Ora, chi racconta la storia vera fa giornalismo, chi racconta la storia inventata da lui fa propaganda. E se non capite la differenza, non preoccupatevi, non la capisce neppure Minzolini, eppure se la passa bene lo stesso. A questo proposito, c'è chi ha parlato a questo proposito di prostituzione intellettuale, ma c'è una grande differenza fra una prostituta e certi giornalisti. Ci sono cose che una prostituta non fa. Per questo esistono le escort. L'uso che Minzolini, come si chiama quell'altro? Masi, no, ma quell'altro, Berlusconi, hanno fatto della televisione pubblica pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso. Oh. Erano 8 anni che aspettavo di dirlo, ok? Ok. Grazie, è così che ha cominciato Hitler, attenzione. Avete visto la manifestazione del PDL a Roma, no? Benissimo, a un certo punto Berlusconi ha detto l'amore vince sull'odio. Poi ha preso in mano un crocifisso e si è ustionato. C'è chi temeva a Roma un altro incidente, un'altra aggressione come quella di Milano, ma questo è ormai impossibile. La miniatura del Duomo di Milano è introvabile. E ho scoperto perché. Le fan di Di Pietro la applicano al vibratore, questo è... Comunque. Dopo gli scandali estivi con le troie, difesa dei valori della famiglia, e dopo... E dopo il caso Mills, difesa dei valori della famiglia, caso Mills da cui risulta che tutto l'impero imprenditoriale di Berlusconi, legge Mammi, Craxi, Telepiù, Telesinco, Mondadori, Standard, Rinascente, tutto fa riferimento a Oliberian, 64 società offshore Fininvest usate negli anni per evadere le tasse e accumulare fondi neri con cui sono stati corrotti politici, guardia di finanza, giudici e testimoni. E questo mentre Berlusconi ancora nel 2008 continuava a dire non conosco David Mills, lo giuro sui miei 5 figli. E loro, ah, papà! Dice, se fosse vero mi ritirerei dalla vita politica, lascerei l'Italia. Oh, fai con calma, non abbiamo fretta, fai con calma. Benissimo, dopo le troie e Mills, Berlusconi andrà avanti con le sue riforme, processo breve, immunità personale, ma soprattutto sgravi fiscali alle donne che si depilano le vagine. Ma io non voglio rasarmi il pubo, mi fa sembrare minorenne. Esatto. Le avvisaglie della crisi matrimoniale berlusconiana già un anno fa a Portofino, quando Berlusconi salutò affettuosamente una ragazza e Veronica se ne accorse, gli chiese ma per chi era? E lui, ma niente, una che conosco per motivi di lavoro. Il tuo lavoro o il suo? Allora. Ora il guaio vero, dopo 20 anni l'abbiamo imparato, il guaio vero purtroppo è che l'Italia, l'abbiamo visti, è piena di berlusconiani coi paraocchi, non vogliono sentire ragioni. Tu gli ricordi Mills, Oliberian, Previti, Dell'Utri, falsi bilancio, legge ad personam, le pressioni sulla RAI, e loro, come fai a dire che è un mascalzone? Come faccio a dirlo? Per lo stesso motivo per cui se incontro per la strada di notte un tizio sudaticcio con in mano un coltellaccio insanguinato, la prima cosa che penso non è, toh, un cuoco.
E quando quel fazioso di Berlusconi vi dirà che voi siete mossi dall'odio, voi replicate con le parole del grande oratore latino Quintiliano, che ricordava: odiare i mascalzoni è cosa nobile. Perché è cosa nobile? Ce lo ricorda Aristofane nei Cavalieri. Diceva: ingiuriare i mascalzoni con la satira è cosa nobile, a ben vedere significa onorare gli onesti. Buonanotte, ciao! Otto anni, insomma, sono lunghi.